Rebel 55, realizzato da Saks, azienda leader nel mondo nella produzione di maxi rib lussuosi, è il primo in Europa ad utilizzare Yacht Sense, questo sistema che non si limita a impiegare i display come una semplice pulsantiera, ma che attraverso un protocollo di dati riesce a gestire anche funzioni molto complesse. Adesso voglio mostrarvi qualcosa che è utile a tutti, anche a chi non ha un impianto così complesso, la mappa di navigazione. Questa è la nuova cartografia Lighthouse sviluppata da Raymarine e c'è qualche novità. Oltre alle indicazioni precise, quelle nautiche che ci servono per navigare, guardate qui a terra. Abbiamo qualcosa di molto interessante per noi diportisti del weekend o croceristi a cui piace anche scoprire le bellezze e i piaceri sulla terraferma. Sulla carta sono riportati infatti i ristoranti, gli hotel e anche le strade, ma non è tutto, possiamo avere una visione ancora migliore del posto. Aggiungiamo la foto da satellite. Togliamo adesso le foto da satellite e concentriamoci nuovamente sulla carta. Luce intensa. Ecco, guardate, qui i colori sono molto contrastati. Se fossimo su un'imbarcazione aperta, senza un hardtop che ci toglie il sole, riusciremmo a vedere comunque benissimo una carta con colori così intensi. E se invece fosse notte? Abbiamo la possibilità di scegliere una visione notturna. Eccola. Hanno selezionato dei colori che non abbagliano e che possono essere ancora più tenui. Attenzione. Extra scuro. Ora li vediamo davvero poco luminosi, ma immaginate di essere in piena notte, senza alcuna luce sull'orizzonte. Questa è la cartografia che tutti vorrebbero avere. E non solo, anche le altre pagine hanno un colore particolare. Ecco, la pagina dei motori in rosso, il colore che non disturba la vista di notte, qui nella postazione di comando.